Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Devo dire la verità che ieri, forse preso dall'emozione del risultato fatto da Quarta Repubblica, non ho fatto la zuppa di porro, sono stato fisso al telefono. Abbiamo fatto dei risultati talmente incredibili che devo dire che devo molto ringraziare forse anche i commensali di questa zuppa. Insomma, il 7% su Rete 4 non è una cosa che avviene tutti i giorni, alla faccia di quei rosiconi che ci volevano male, anzi, al caffè dedico loro. Quindi un doveroso ringraziamento a tutti quanti voi che ci avete seguito tantissimo. Io sono convinto che molto di quello che succede a Rete4 dipenda anche da questa zuppa. Ciao Gaetano, ciao Caterina, anche se come sapete il gergo e l'utilizzo dei termini che faccio su questa zuppa e anche il taglio è completamente diverso rispetto a quello che devo fare in televisione, dove non sono a casa mia, ma sono ospite di un editore e soprattutto porto a casa mia ospiti con cui sono diversamente garbato. Mettiamola così. Andiamo sui temi della giornata. I temi della giornata riguardano semplicemente una questione fondamentale, Carige. Carige è una banca che è stata gestita con i piedi fino al 2010. È stata gestita da una commistione di pretoni genovesi, poteri genovesi e borghesia genovesa, democristian comunista, mettiamo cattocomunisti di Genova. Punto e basta. Come spesso avviene, queste banche locali sono gestite da chi comanda nella città. Come abbiamo visto a Popolare di Vicenza, come abbiamo visto a Veneto Banca, come abbiamo visto a Monte dei Paschi di Siena, ognuna di queste banche locali che noi pensavamo, i leghisti ci hanno raccontato, le banche del territorio erano una monnezza, perché più che del territorio erano dei poteri forti di quel territorio. Detto questo, questa banca ha cercato anche di ingrandirsi, di diventare lì che succede il problema, perché finché rimani nel territorio passi, ma quando cerchi di fare come si dice, il passo più lungo della gamba, là diventano guai, perché diventi più grande, ti indebiti, prendi dei non performing loans, cioè dei prestiti che non sai di che qualità sono, insomma, succede il casino. In questa banca, per dirvela, perché sarà una componente fondamentale del romanzo della Carige, il socio del Premier Conte, questo avvocato Alpa, è stato per 4 anni nel consiglio di amministrazione, nei 4 anni in cui si faceva scempio di questa banca, negli ultimi 4 anni, è stato per un anno nella fondazione, attraverso quel balletto incredibile per cui uno da controllato diventa controllante senza che nulla cambiasse, cioè io prima sono nel consiglio di amministrazione, poi sono nella fondazione che dovrebbe controllare il consiglio d'amministrazione e poi addirittura prende delle presidenze di controllate assicurative della banca. Lo stesso Conte diventa consulente di uno degli azionisti di questa banca che voleva scalarla, che si chiama Raffaele Mincione e che probabilmente l'avrebbe fatto molto meglio che i Malacalza, diciamola così, ma insomma tutta questa storia per dire che non c'entra molto il contesto. Quello che c'entra è che questo governo si è trovato, nonostante i rapporti che Conte avesse con Mincione, nonostante Alpa, cioè il socio di Conte, fosse nel consiglio di amministrazione di questa banca, si è trovato con il rischio che questa banca saltasse. Se una banca salta, sono guai non per la banca che salta, non solo per i risparmiatori coinvolti in quella banca, ma per tutto quanto il sistema bancario italiano. Questa cosa la diciamo da anni. La dicevamo per la banca Monte Paschi di Siena, gestita dai comunisti per una vita, da comunisti doc del partito. Lo dicevamo per Veneto Banca, l'abbiamo detto per le Etrurie e tutte le banche di Renzi e compagnia cantante. Quindi quello che ha fatto questo governo giallo-verde è il minimo indispensabile che poteva fare, cioè aprire un paracadute da 5 miliardi. Oggi dicono 3, 1, 4, 5 miliardi. Il decreto del governo approvato in 8 minuti del Consiglio dei Ministri vale 5 miliardi. Questi 5 miliardi sono 3 miliardi per garantire dei prestiti obbligazionari, cioè la banca dice io voglio dei prestiti e lo Stato dà delle garanzie perché questi prestiti la banca non ha le spalle larghe per poterli garantire, li garantisce lo Stato, quindi la banca li pagherà di meno e soprattutto riuscirà a collocarli. E 2 miliardi, di cui 1 miliardo addirittura per diventare azionista della banca e un altro miliardo per dargli la liquidità. Insomma, noi contribuenti italiani abbiamo impegnati 5 miliardi massimi per salvare questa banca. Li abbiamo già impegnati? No! Li abbiamo già spesi? No! Si tratta di garanzie, di un ombrello, di un paracadute. Se dovesse succedere un casino, questo paracadute si apre. La stessa identica cosa che fece Gentiloni per il Monte dei Paschi di Siena e per Veneto Banca e per
e la Popolare di Vicenza, cioè ha salvato queste banche con un decreto da 20 miliardi. Durante tutta la campagna elettorale, Di Maio, Salvini ci hanno detto che non avrebbero dato i soldi alle banche ma ai cittadini. Con lo stesso identico criterio, oggi la sinistra dice: ma cosa? Avete fatto esattamente lo stesso decreto che abbiamo fatto noi, sputtanandoci, dicendo che noi regalavamo i soldi alle banche. Sbagliava Movimento 5 Stelle e Lega a fare questa campagna elettorale, così come oggi loro si sono visti costretti a fare quello che ha fatto Gentiloni. Chiaro? Allora, qualcuno di voi, Monte dei Paschi non venne commissariata. Qualcuno di voi, e lo dice Belpietro oggi, dice che ci sono delle differenze. La prima differenza dice che non ci sono nel consiglio di amministrazione di queste banche parenti e amici dei governanti. È parzialmente vero, vi ho spiegato di Conte, di Alpa. Certo, non c'è il papà e non c'è il vicepresidente, ma qua parliamo del Monte dei Paschi di Siena e nel Monte dei Paschi di Siena non c'era nessun papà e nessun. C'era un contesto vicino alla sinistra, chiaro? Questo c'era. Ma l'altra cosa straordinaria, qua mi state facendo tutti quanti i fenomeni sul fatto che questa banca è stata commissariata dalla BCE e non dallo Stato. E qual è la differenza? Tutti quanti voi mi state facendo i fenomeni dicendo che la banca non è fallita, a differenza di quelle non erano ancora fallite, stavano fallendo. Così come questa banca, Carige, stava fallendo, sarebbe fallita. È per questo che è intervenuto il governo. Secondo voi, questo governo è intervenuto per fare il fico con le banche? Per farsi dire dalla sinistra che facevano il decreto uguale a Gentiloni? O perché erano disperati? Non disperati loro, disperati che la situazione precipitasse. Hanno fatto benissimo a fare questa operazione. Hanno fatto malissimo in campagna elettorale a rendere e aizzare anche qualche cretino che c'è qua nella zuppa di Porro nel far credere che se noi aiutiamo le banche, se noi non aiutiamo delle banche, siamo fichi. Non aiutiamola. Io, figuratevi voi, sono un liberista. Per me, facciamole fallire le banche. Però zitti, non voglio vedere i correntisti poi per caso, i correntisti sopra 100.000 euro non tutelati che vengono a lamentarsi a Roma. Non voglio vedere gli obbligazionisti subordinati che piagnucolano. Non voglio vedere gli azionisti che chiedono i risarcimenti perché hanno comprato le loro azioni. Non li voglio vedere, eh? Invece li vediamo. Tra l'altro vi segnalo un'altra cosa, che se mai lo Stato dovesse entrare nella banca Carige, gli obbligazionisti subordinati della banca Carige vedrebbero sostanzialmente azzerato il loro investimento. Quindi se la beccano in faccia e vorrebbero chiedere, e dovrebbero chiedere, i rimborsi, così come hanno fatto questo governo, ha stanziato 1,5 miliardi per gli obbligazionisti e gli azionisti delle Etrurie, eccetera, dovrebbe salvare anche quelli del Carige. Beh, è straordinaria. Io trovo questa cosa straordinaria. Ovviamente tutti i giornali raccontano il fatto che questa banca è uguale a quelle altre. E soltanto mi sembra Belpietro ne coglie le differenze, che secondo me però non ci stanno. Di Maio al Fatto in un'intervista oggi ci spiega che su Carige se lo Stato ci mette i soldi diventa statale, grazie al cavolo. Così come di quei 20 miliardi mi sembra che 5 sono stati messi nel Monte dei Paschi di Siena, del vecchio decreto Gentiloni, e di fatto il Monte dei Paschi di Siena è diventata statale. E quei 5 miliardi nostri che sono entrati nel Monte dei Paschi di Siena, un domani potranno diventare, se venduti, ritornare ai contribuenti. Oppure li potremo anche perdere se la banca dovesse saltare. Straordinaria? L'altra questione, e cioè che Di Maio ha detto l'altro giorno che è con i gilet gialli e oggi al Fatto dice che presto li incontrerà. Tutto l'opinionista unico italiano se la prende, ma come stai con i gilet gialli? E certo, con chi deve stare? Cioè, mi sembra molto ragionevole che stia con i gilet gialli in questo travaglio. Attacca come sempre fa lui il riporto di Folli. Non so che, perché deve attaccare fisicamente? Se fosse visto Travaglio, io quando quelli attaccano fisicamente lo trovo una cosa insopportabile. Comunque sia, attacca i commentatori che hanno attaccato Di Maio. Sapete voi che divertente. Io invece vi vorrei semplicemente dire quello che è successo, e cioè che Di Maio legittimamente dice che sta vicino ai gilet gialli e la risposta del Macron, che i francesi di presenza nostra sono cattivelli, come si vede nelle rivoluzioni, è che loro hanno fatto una richiesta, ma questa l'avevano fatta tempi fa, cioè loro si oppongono all'Italia, sono contro questo governo, sapete un po' voi, per farci del male, e cioè si sono opposti alla fusione tra Fincantieri e i loro cantieri. Prima hanno dato il via libera dopo tanta fatica, dopo che hanno dato il via libera hanno fatto un ricorso alla Commissione europea per eccesso di concentrazione nella fusione tra Fincantieri e Cantieri Saint-Nazaire. E questo si scopre gio nei giorni scorsi, esattamente in coincidenza con il vice premier dello
dello sviluppo economico italiano che sta con il maggior nemico di Macron in Europa, cioè i gilet gialli. Straordinario, ci faranno un mazzo così mentre lui proverà a dargli il Rousseau, cosa che secondo me fa benissimo a fare, cioè un politico italiano. Domani ci sarà Salvini da Kaczynski in Polonia e abbiamo in vista delle europee i gilet gialli vicino a Macron, ma vicini, scusatemi, a Di Maio. Ma su questo vi segnalo un pezzo di Gaia Cesare sul Giornale, la quale avrebbe sentito, ha sentito i leader dei gilet gialli che dicono: noi col Movimento 5 Stelle non vogliamo avere a che fare nulla. Questo dicono i portavoci dei gilet gialli al Giornale. Mi sembra la notizia più divertente di oggi. Poi di altre notizie, vabbè, Aiello oggi critica molto insieme agli altri questa mossa elettorale di Maio, e io però non riesco a capire perché le mosse elettorali non si possono fare, ma vabbè, insomma. Il vero dato oggi fondamentale che dovrebbe riguardare tutti quanti noi ce l'ha il Sole 24 Ore, ed è giustamente l'apertura del Sole 24 Ore, che ogni tanto si ricorda di fare il Sole 24 Ore. La produzione industriale in Germania nel novembre del 2018 è crollata dell'1,9%, il che vuol dire che su base annua la Germania ha prodotto da un punto di vista industriale il 5% in meno rispetto all'anno scorso. È un disastro, perché è la fabbrica d'Europa, è la locomotiva d'Europa e soprattutto è l'economia a cui noi siamo più legati. Se loro corrono poco, ce l'ha spiegato Reichlin un paio di giorni fa sul Corriere della Sera, ma questo non c'era bisogno di un economista per spiegarcelo, è il buon senso. C'è un grande locomotiva in Europa e questa locomotiva è fatta dalla Germania e dai suoi paesi satelliti, ma se la prima delle locomotive va piano, cioè quella tedesca, le altre difficilmente possono superarla in velocità, e questo riguarderà l'Italia. Su questo io oggi mi preoccuperei. Dalimonte ci racconta sempre sul Sole 24 Ore come è straordinario ancora il consenso che c'ha questo governo al 60%, e che è l'unico caso in Europa di un governo che appunto governi con un consenso così alto. Intervista a Boeri, sempre di economia, che oggi ci spiega sulla stampa come il reddito di cittadinanza secondo lui non aiuta i nuclei più poveri. Devo dire francamente che mette il sedere davanti ai calci. Poi il presidente dell'INPS, devo dirti la verità, insomma, io non dico che tu non debba, ma c'è un elemento in più, secondo me, nelle esternazioni di Boeri contro questo governo. C'è un, diciamo, un, come posso dire, una voglia a essere martirizzati da parte di Boeri. Veneziani, fantastico, oggi sulla Verità ci spiega che le parole d'ordine del cretino planetario è: voglio ponti, non muri. È straordinario da leggere il pezzo di Veneziani, se avete un po' di tempo. L'ultima cosa riguarda Mario Giordano e la Verità di oggi, perché è una storia stupenda, ed è quella del Corriere della Sera. Cosa succede? A novembre Fubini, che voi sapete io commento tante volte per il suo anti-grillismo, anti-leghismo, anti-italianismo, però con questa puzzetta sotto al naso appunto da consiglio di amministrazione della fondazione di Soros, che non c'è nulla male di esserlo, ma è quell'impianto là. Beh, Fubini dice, fa un titolo in cui dice: procedura di infrazione europea pronta contro l'Italia. Prima pagina, i giornali se lo ricorderanno. Però cosa succede? Che Caizzi, che è il corrispondente di Bruxelles sempre del Corriere della Sera, scrive una lettera nei giorni scorsi dicendo al direttore: ma che stai dicendo? Ma come fa a dire una cosa di questo tipo? Non c'aveva, questa è una fake news, era una fake news. Tra l'altro Fubini è quello che si dovrebbe occupare anche delle fake news in un comitato dello straminchia europea contro le fake news. E Caizzi fa uno scontro mostruoso con il suo vice direttore Fubini, che dice che c'era una procedura europea in corso, mentre Caizzi dice che questa qua è una fake news. Straordinario questa lotta all'interno del Corriere della Sera. Ma alla fine chi aveva ragione, Caizzi o Fubini? Chiaramente Caizzi, anche perché Giordano oggi ci ricorda nel pezzo che Fubini diceva che non c'era nessuna trattativa in corso, quindi non solo dice che c'era la procedura di infrazione, ci sarebbe stata, ma che non c'era alcuna procedura tra l'Italia e l'Europa per evitare la procedura. Ovviamente poi invece la trattativa c'è stata, la procedura non c'è stata, ed è stato completamente smontato Fubini, che io c'ho ancora qualcuno che mi dice: leggi di Fubini perché capisci quello che avviene. No, capisci quello che avviene in un certo milieu di anti-italiani, che erano anti-berlusconiani, erano anti
leghisti, sono anti-grillozzi, stanno solo con Monti, diciamo, sono questi, no? Sono questa roba qua che tu ce l'hai bella scritta. È di questa storia che i giornali non trattano, parla oggi Mario Giordano perché lo scontro all'interno del Corriere della Sera su fake news, non fake news, Caizi contro Fubini, beh, insomma, è una cosa straordinaria. Mi piace moltissimo perché la macchina del fango in genere era soltanto prerogativa del giornale, ma invece un giornale che in prima pagina dice che è pronta una procedura di infrazione europea e il corrispondente di quel giornale di Bruxelles dice che quella è una fake news. Ecco, come considerate questa gestione dell'informazione, lettere contro lettere, direttore che risponde? Beh, insomma, una cosa un pochino equivoca, che nessun giornale, tranne che La Verità, come oggi rivendica Giordano, se ne è occupato. Perché non dici nulla a tutte le fregnacce che dice la tua collega Lilli Gruber, mi chiede Luca, boh, ruspa, ma non c'è bisogno della ruspa. Buongiorno da Andrea a Mario Del Giudice che ci segue sempre. E direi che per oggi è tutto, ci sentiamo e ci vediamo domani. Ciao!